Per ovviare all'assenza di Bega messo fuori rosa assieme ad Armeni, mister Benedetti in casa Sangio rivoluziona le carte dando una maglia da titolare, la prima stagionale a Murelli a centrocampo, con il recupero però dopo le squalifiche di Romanelli che inizia in panchina, Lepre e Fedeli. Mister Guarducci da parte opposta lascia fuori dagli 11 Chiarelli, giustiziere degli Azzurri a San Giovanni lo scorso anno, mentre manca Leo fermato dal giudice sportivo. Dopo appena 30 secondi Lepre spara addosso a Bercigli a tu per tu, è fuori gioco ma appare anche come il simbolo di una domenica che sarà decisamente negativa del centravanti. L'estremo arancio-nero pare anche la conclusione successiva al minuto numero 5 e alla prima occasione invece il porta romana passa. Conti in buca da destra per Santini sotto misura ed il rasoterra di punta supera Muscas. Prende il via da questo momento un assedio del Marzocco fino all'intervallo. Corner di De Gori, incrocia di testa Lepre, pallone oltre il secondo montante. Più grave l'errore successivo, Petriccione libera al compagno di riparto per un diagonale che non trova però neppure lo specchio. Al 26esimo si ripete l'azione da angolo, stavolta l'incornata di Lepre schiaccia la sfera e la traiettoria supera così la traversa dopo il rimbalzo. Quindi Morelli si becca il cartellino giallo per simulazione dopo il contrasto in aria con l'ex di turno Frutti. Qualche protesta però flebile del Marzocco. Dopo una mezz'ora De Gori replica la traversa di domenica scorsa, esattamente come a Scandicci il legno ferma al destro dalla lunghissima distanza. Ci si avvicina a metà gara, dal limite il tentativo successivo è targato Mugelli, Bercigli in presa bassa dice ancora no e tra gli errori offensivi eccone uno particolarmente grave, cross da sinistra, Lepre sbuccia da solo in modo clamoroso la sfera, per farsi perdonare l'ex avezzano costringe ancora Bercigli all'angolo ma alla fine saranno ben 16 quelli azzurri nel tabellino e sugli sviluppi di questo Petriccione e Frio si ostacolano a vicenda per una ribattuta che apparirebbe invece piuttosto semplice al limite dell'area piccola. Sul medesimo tema e se De Gori deve migliorare ancora per quanto riguarda la mira, sull'ennesimo pallone dall'angolo Morelli anticipa Bercigli e regala il più che meritato e financo stretto punto dell'1-1, tanto che già nel minuto successivo il portiere di casa mette oltre in fondo anche la conclusione a mezza altezza di De Gori e poi replica sulla girata stilisticamente perfetta di Mugelli, mentre la ribattuta calciata malamente da parte di Lepre è l'ennesimo errore personale che condiziona il risultato. Sulla destra però il Marzocco può far sempre male, stavolta Lepre indirizza nello specchio, Bercigli si distende e un tuffo che è ripetuto anche sull'incursione di un inesauribile Benucci e quando De Gori ancora rugbisticamente spedisce alto nel finale pare davvero di aver partecipato ad un tiro al bersaglio a Luna Park ma la scarsa bravura dei cecchini non avrebbe portato alcun premio e così a meno 8 dal primato se non è bandiera bianca poco manca.